Samuel, ma dai, mi tiro, mi tiro. Tiro. Ovo tu. Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije. Prvo će vam se obratiti ministar vanjskih i europskih poslova gospodin Gordan Grlić Radman, a potom talijanski ministar Di Maio. Conferenza stampa, adesso ci rivolgerà la parola il signor ministro della Repubblica di Croazia e il signor ministro della Repubblica dell'Italia. Dobar dan želim svima, poštovani gospodine supredsjedatelju, ministre Di Maio, dragi Luigi. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas domaćin 4. koordinacijskog odbora ministara Hrvatske i Italije. Posebno me veseli što smo ministar Di Maio i ja sastanak ovoga odbora uspjeli održati usprkos složenoj epidemiološkoj situaciji i svim ograničenjima koje ona nameće. Zahvaljujem talijanskom kolegi koji je osobno doputovao u Zagreb i tako omogućio uspješan završetak niza bilateralnih sastanaka koje su naši resori održali posljednjih dana putem video veza. Ove godine smo uz resore gospodarstva i okoliša, poljoprivrede, znanosti i obrazovanja, unutarnjih poslova, mora, prometa i infrastrukture, turizma, dodatno uključili resore kulture i zdravstva. Onorevoli colleghe e colleghi, egregio signor copresidente, ministro Di Maio, caro Luigi, è un grande piacere essere oggi il ministro che ospita il 4° comitato di coordinamento di ministri della Croazia e dell'Italia. È un piacere particolare di aver potuto organizzare insieme al ministro Di Maio questo incontro, nonostante una complessa situazione epidemiologica e tutte le restrizioni imposte. Vorrei ringraziare il collega italiano per essere venuto in persona a Zagabria, rendendo possibile l'esito positivo di tutta una serie di incontri bilaterali in seno ai nostri ministeri rispettivi tramite videochiamate. Oltre ai settori dell'economia, l'ambiente, l'agricoltura, la scienza e l'istruzione, gli affari interni, il mare, i trasporti e le infrastrutture, il turismo, abbiamo compreso anche i settori di cultura e sanità. Kao susjedne države i članice Europske unije, uspješno surađujemo još od samog izbijanja pandemije i uvjeren sam da ćemo tako i nastaviti. Hrvatska i Italija kao susjedi, članice Europske unije i NATO-a, dijele brojne poveznice na kojima možemo graditi još čvršću i snažniju suradnju. Jedna od poveznica je svakako Jadransko more koje nas spaja i o čijoj zaštiti moramo skrbiti zajedno. Come paesi vicini e membri dell'Unione Europea abbiamo una cooperazione proficua fin dall'inizio dello scoppio della pandemia e sono convinto che la cooperazione continuerà anche nel futuro. La Croazia e l'Italia, come paesi vicini e i membri dell'UE e della NATO, hanno legami stretti sulla base dei quali possiamo rafforzare la cooperazione. Uno dei legami è certamente il mare Adriatico che ci unisce e la cui salvaguardia deve essere un impegno congiunto. Tijekom našeg bilateralnog sastanka, ministar Luigi Di Maio i ja posvetili smo posebnu pozornost, dakle, našem Jadranskom moru, koje i dijelimo i koje nas istodobno povezuje, te smo u europskom duhu svjesni potrebe njegove zaštite i njegovog održivog gospodarenja, a razgovarali smo o proglašenju isključivih gospodarskih pojaseva s obje strane Jadrana. U razgovoru smo potvrdili harmonično, usklađeno
djelovanje i kako smo spremni pristupiti i razgovorima o njihovom razgraničenju. Durante il nostro incontro bilaterale, il ministro Luigi Di Maio ed io abbiamo dedicato una particolare attenzione al nostro mare Adriatico, che condividiamo e ci collega. E nello spirito europeo siamo consapevoli della necessità di salvaguardare il mare e assicurare una gestione sostenibile. Abbiamo discusso anche sul dichiarare le zone economiche esclusive da ambedue le parti dell'Adriatico. Inoltre abbiamo ribadito di essere disposti in un accordo armonizzato di avviare colloqui riguardanti la delimitazione delle zone economiche esclusive. Hrvatska izrazito cijeni snažnu potporu Italije našem pristupanju Schengenu, kao i članstvu u eurozoni, ali isto i potpori za članstvo u OECD-u, te uključivanju u neformalnu skupinu mediteranskih država članica Europske unije naziva Euromed 7. La Croazia apprezza un forte sostegno italiano al nostro ingresso nell'area Schengen e anche all'adesione alla zona euro e all'OCSE e all'adesione nel gruppo informale dei paesi mediterranei membri dell'Unione Europea, cosiddetto Euromed 7. Hrvatsku i Italiju povezuje i to što smo na granici prostora Europske unije, a što od nas dodatno traži ojačani doprinos sigurnosti vanjske granice Europske unije i borbi protiv organiziranog kriminala. La Croazia e l'Italia sono inoltre collegate dal fatto di trovarsi ai confini dello spazio dell'Unione Europea, il che comporta un contributo rafforzato alla sicurezza della frontiera esterna e alla lotta alla criminalità organizzata. Istaknuo bih važnost koje naše države pridaju svojim nacionalnim manjinama, te očuvanju njihove kulture, jezika i tradicije, a vjerujem da ćemo nastaviti s konstruktivnim razgovorima o toj važnoj temi. Vorrei mettere in rilievo l'importanza attribuita da parte dei nostri paesi alle minoranze nazionali e alla tutela della loro cultura, tradizione e lingua. Credo che continueremo con il dialogo costruttivo su questo argomento di grande rilevanza per tutti e due i paesi. Izdvojio bih temu jugoistočne Europe koja je zbog svoje blizine od posebne važnosti za obje zemlje. Smatramo da proširenje Europske unije na područje Zapadnog Balkana predstavlja važnu polugu jačanja stabilnosti našeg susjedstva te Europe u cjelini. Anche vorrei sottolineare il tema dell'Europa sudorientale, particolarmente rilevante per ambedue i paesi per la sua vicinanza. Consideriamo che l'allargamento dell'Unione Europea al territorio dei Balcani occidentali rappresenta una leva importante per il rafforzamento della stabilità del nostro vicinato e dell'intera Europa. Questi paesi devono avere una chiara prospettiva. Te zemlje naravno trebaju imati nedvosmislenu perspektivu članstva i da kako ukoliko ispunjavaju postavljene kriterije. Sadržajno i s puno razumijevanja razgovarali smo i o Bosni i Hercegovini. Za Hrvatsku je Bosna i Hercegovina, znači prioritet je zapravo stabilna, demokratska i funkcionalna Bosna i Hercegovina, koja teško može postati takvom ukoliko njezini konstitutivni narodi i svi njezini građani nisu u potpunosti ravnopravni. Come abbiamo già detto, questi paesi devono avere una chiara prospettiva di adesione e ovviamente devono rispondere ai criteri stabiliti. Si è parlato anche della Bosnia ed Erzegovina in una maniera approfondita e piena di comprensione. Per la Croazia la priorità è certo la Bosnia ed Erzegovina come un paese stabile, democratico e funzionale, che non è possibile assicurare senza l'uguaglianza assoluta dei tutti e tre popoli costitutivi e di tutti i suoi cittadini. Što se tiče resorne suradnje, spomenuo bih nekoliko prioriteta. Hrvatska i Italija su odlučne, usprkos trenutnim nepovoljnim gospodarskim okolnostima, ojačati gospodarsku i trgovinsku suradnju, te podržati svoje poslovne subjekte u daljem povećanju trgovinske razmjene i ulaganja. Što više, dogovoreno je da će se, počevši od sljedećeg sastanka KOM-a,
u sastanak ministara održati gospodarski forum na kojem bi sudjelovale tvrtke i poduzetnici. Per quanto concerne la cooperazione settoriale, io vorrei adesso sottolineare alcune priorità. La Croazia e l'Italia, nonostante le circostanze economiche sfavorevoli in questo momento, sono decise a intensificare la cooperazione economica e commerciale e sostenere i propri operatori economici nell'aumento degli scambi commerciali e nell'effettuazione degli investimenti. Inoltre è stato accordato che a partire dal prossimo incontro del Comitato, insieme alla riunione dei ministri, avrà luogo anche il forum economico che vedrà la partecipazione delle aziende e degli imprenditori. Na području turizma dogovorena je razmjena znanja i iskustva u kulturnom, ruralnom, zdravstvenom i individualnim oblicima turizma, a sve s ciljem što bržeg oporavka sektora koji je pandemijom posebno teško pogođen. Smatram važnim i dogovor o uspostavi zajedničke radne skupine za suradnju u turizmu. Nell'ambito del turismo è stabilito un accordo sullo scambio di conoscenze ed esperienze in diversi ambiti di turismo, sia culturale, rurale, sanitario, sia individuale, con lo scopo di stimolare una veloce ripresa del settore che è stato colpito gravemente da questa crisi, dalla pandemia. Ritengo inoltre importante l'accordo sulla istituzione del gruppo di lavoro congiunto per la cooperazione nel turismo. Hrvatska i Italija također prepoznaju važnost suradnje u zaštiti okoliša, očuvanju bioraznolikosti i borbi protiv klimatskih promjena kao ključnim izazovima današnjice. Sljedeće desetljeće će po mnogo čemu biti presudno za napredak u svim ovim područjima i stoga moramo težiti još ambicioznijim mjerama za očuvanje, zaštitu i povećanje prirodnog kapitala u EU. U tom smislu čvrsto podupiremo Europski zeleni plan i budući europski klimatski propis. La Croazia e l'Italia riconoscono l'importanza della cooperazione nell'ambito della tutela dell'ambiente e della biodiversità e anche nella lotta ai cambiamenti climatici come principali sfide di oggi. Il prossimo decennio sarà in tanti aspetti fondamentale per il progresso in tutti questi ambiti e per tale motivo dobbiamo perseguire ambiziose misure di protezione, preservazione e il miglioramento del capitale naturale nell'Unione Europea. In tale contesto noi sosteniamo firmemente il Piano Verde Europeo e la futura legge europea sul clima. Nastavljamo suradnju u okviru Barcelonske konvencije za zaštitu Mediterana i osobito se zalažemo za regionalni i subregionalni pristup u provedbi direktive EU o morskoj strategiji kao ključnog instrumenta za postizanje dobrog okolišnog statusa mora EU, odnosno Jadranskog mora, i to kroz aktivnosti Mješovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnog područja od onečišćenja. Continuiamo la cooperazione anche nell'ambito della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo e ci impegniamo particolarmente a seguire un approccio regionale e subregionale nell'attuazione della direttiva UE sulla strategia per l'ambiente marino, perché consideriamo siano strumenti chiave per il conseguimento di un buono status ambientale del mare dell'Unione Europea, cioè il Mar Adriatico, tramite le attività della Commissione Mista per la protezione delle acque del Mar Adriatico e delle zone costiere, la protezione dall'inquinamento. Za Hrvatsku je iznimno važan završetak Mediteranskog koridora za cjelokupan razvoj TEN-T mreže, na kojem se pripremaju i provode najznačajniji hrvatski željeznički infrastrukturni projekti. Zajedno smo posvećeni jačanju suradnje u pomorskom sektoru, stvaranju učinkovite mreže između luka dviju zemalja, poboljšanju sigurnosti pomorskog prometa kao i zaštiti morskog okoliša. Un altro tema di grande rilievo per la Croazia è il completamento del corridoio mediterraneo per lo sviluppo complessivo della rete transeuropea dei trasporti, TNT Mreže, sulla base del quale vengono preparati e implementati i progetti infrastrutturali ferroviari più significativi. Ci impegniamo insieme a rafforzare anche la cooperazione nel settore marittimo per creare una rete efficiente tra i porti dei nostri due paesi,
con lo scopo di migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi, nonché nella tutela anche dell'ambiente marino. Hrvatska e italianska strana formalno će osnažiti svoju suradnju sklapanjem novog izvršnog programa suradnje u područjima kulture, umjetnosti, kulturne baštine, književnosti, izdavaštva, arhiva i medija, između za godine 2021-2025 koji je u postupku usuglašavanju. Le parti croata e italiana rafforzeranno in modo formale anche la cooperazione stipulando un nuovo programma esecutivo di cooperazione nell'ambito della cultura, l'arte, il patrimonio culturale, la letteratura, l'editoria, gli archivi e i media per il periodo tra il 2021 e 2025. Zaključno, želim zahvaliti kolegi Di Maju, dragom Luigiju, kao i svim njegovim i mojim suradnicima na zajedničkoj organizaciji ovoga zahtjevnog, ali vrlo sadržajnog sastanka, te kolegama iz Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, ali mislim da smo stvarno u kratkom vremenu uspjeli odraditi ovaj izvrstan posao i uvjeren sam da je ovaj sastanak upravo važan korak u još snažnijem povezivanju naših tradicionalno prijateljskih država i veselim se već sljedećem susretu u Italiji, dakle iduće godine 2021. kako smo i to i dogovorili. Hvala lijepo. E per concludere, desidero ringraziare il collega Di Maio e tutti i nostri collaboratori per l'organizzazione congiunta di questo incontro impegnativo ma anche proficuo, nonché i colleghi del Governo della Repubblica di Croazia e del Governo della Repubblica Italiana. Penso che siamo riusciti a realizzare un ottimo lavoro in tempi brevi e sono convinto che questo incontro sia un passo importante nella creazione dei legami ancora più forti tra i nostri paesi che sono tradizionalmente amichevoli. E non vediamo l'ora del prossimo incontro in Italia, e abbiamo concordato che questo incontro sarà l'anno prossimo, già nel 2021. Grazie mille. Grazie al collega e amico ministro Plić Radman, caro Gordon, grazie davvero per aver copresieduto oggi la quarta sessione del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italia-Croazia. Nel corso degli incontri di oggi abbiamo appurato come esistano importanti margini per rafforzare ulteriormente l'ottima collaborazione tra Italia e Croazia ed abbiamo identificato numerose aree per approfondire la cooperazione bilaterale. Htio bih zahvaliti ovom prilikom vama, gospodine ministre, dragi kolega, ministre Gordan, i što si predsjedao ovim četvrtim koordinacijskim odborom ministara Italije i Hrvatske. Smatram da smo ovdje razradili jako važne točke za pojačanje i osnaživanje naše suradnje između Italije i Hrvatske i također da smo utvrdili neke točke koje ćemo kasnije moći razrađivati na bilateralnim susretima. Uno dei temi su cui siamo già al lavoro insieme al Ministro è quello per cui l'Italia sta predisponendo la normativa per proclamare la zona economica esclusiva, un passo che stanno facendo anche i nostri amici croati, con i quali condividiamo l'obiettivo di assicurare la massima tutela possibile per il mare Adriatico. E sono quindi lieto di annunciare che con il Ministro abbiamo oggi deciso di avviare, appena possibile, i negoziati per un accordo di delimitazione marittima tra i nostri paesi che contribuirà a rafforzare il nostro partenariato. Jedna od tema koja je zaista iznimno bitna i koju smo već spomenuli u izlaganju gospodina ministra Gordana, dakle je pitanje da je Italija već pokrenula zakonodavstvo po pitanju određivanja isključivo gospodarskog pojasa i nadamo se da će Hrvatska krenuti u tom smjeru, a imat će s naše strane potpunu podršku. Također, to je nešto što je ključno za zaštitu našeg Jadranskog mora. I sretan sam što ovom prilikom mogu najaviti vrlo važno pokretanje pregovora, evo, počevši već od danas po pitanju razgraničenja te dvije zone, što će još više ojačati našu suradnju u budućnosti. Tra i seguiti operativi delle nostre discussioni mi fa piacere menzionare la decisione di affiancare alla prossima riunione del Comitato un business forum focalizzato su settori specifici e la creazione di un gruppo di lavoro sul turismo che ci permetterà di lavorare assieme a sostegno di uno dei settori più colpiti
dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Crediamo che coinvolgere il settore privato nei lavori del Comitato possa far compiere un salto di qualità nella nostra cooperazione, oltre che aumentare la nostra capacità di azione congiunta nei mercati esteri. Također, htio bih govoriti o jednom operativnom planu, znači odlučili smo da ćemo osnovati i pokrenuti takozvani business forum, znači poslovni forum, na kojem ćemo dati nekim drugim sektorima također priliku da sudjeluju, među kojima će biti i sektor turizma koji je iznimno važan za ovo područje, budući da je najpogođenija gospodarska grana s obzirom na širenje pandemije. Želimo uključiti i privatni sektor jer smatramo da na taj način možemo ovu suradnju učiniti još kvalitetnijom kako bismo još bolje mogli surađivati i prezentirati se i na vanjskim tržištima. E simbolo della nostra ricchezza, straordinaria ricchezza sotto il profilo culturale, sociale ed economico tra Italia e Croazia è l'area che condividiamo, l'Alto Adriatico. Un simbolo di questa ricchezza sono anche le nostre rispettive comunità, che testimoniano non solo il legame storico tra le nostre società, ma anche la vitalità di un rapporto che si fonda su solidi principi e valori. Con il collega ministro, così come con i rappresentanti della minoranza italiana, e colgo l'occasione per salutare il vicepresidente del Parlamento croato che è qui presente e che ho incontrato ieri sera, abbiamo approfondito il dialogo sulla tutela delle nostre rispettive minoranze in Croazia e in Italia e i margini di ulteriore miglioramento su cui ci metteremo al lavoro nei prossimi mesi. Simbol bogatstva našeg zajedništva i u socijalnom i u kulturnom i u gospodarskom planu je prije svega znači naša suradnja koju ostvarujemo na području sjevernog Jadrana. Taj simbol bogatstva nisu samo ove stvari koje sam do sada navela, nego i zajednica, znači ljudi koji ne dijele samo povijesne veze, nego dijele i današnje, znači stalne kontakte, dijelimo također iste vrijednosti i iste načela prema kojima živimo. Upravo sam zato sa poštovanim kolegom ministrom razgovarao i o statusu znači, naših manjina i smatramo da je to jedno od ključnih pitanja, znači da kada govorimo o dijalogu, imao sam i sinoć razgovor sa potpredsjednikom vlade o tom pitanju. Dakle, kada je riječ o tome da moramo ojačati dijaloge po pitanju zaštite manjina i kako u Italiji, tako i u Hrvatskoj, kako bismo mogli ostvariti još dublju suradnju na tom području. Rispetto all'emergenza Covid abbiamo convenuto sull'importanza di proseguire nello stretto coordinamento tra i Ministeri della Salute perché l'esperienza maturata in questi mesi dimostra il valore aggiunto della cooperazione internazionale per mitigare l'impatto della pandemia. E a questo scopo saranno fondamentali le risorse messe in campo dall'Unione Europea con il programma Next Generation EU, di cui l'Italia sarà uno dei principali beneficiari. Sarà un'occasione unica per rilanciare e modernizzare il nostro paese e renderlo più competitivo nei decenni a venire. Kada govorimo o pandemiji COVID-19, to je iznimno važno područje i upravo zato je nužno osigurati što užu suradnju između naših ministarstava zdravstva, te dijeliti iskustva o dobrim praksama kako bismo mogli osigurati što manje negativnih posljedica po pitanju nastavka širenja ove zaraze. Također smo ponosni što ćemo sudjelovati kao jedni od glavnih sudionika, znači Italija kao glavni sudionik u programu znači Generation EU koji će omogućiti da razriješimo ta što više negativnih pitanja vezanih uz pandemiju, što će automatski povećati konkurentnost Italije u europskom području. Gli effetti della pandemia sulle nostre economie e sulle nostre società impongono rinnovati sforzi per sviluppare sinergie sul piano regionale e in questo quadro la cooperazione tra Italia e Croazia può dischiudere importanti opportunità per la crescita economica e l'occupazione. Queste opportunità vanno colte anche in chiave di una più intensa collaborazione tra Italia e Croazia nella regione adriatico-balcanica, il nostro comune vicinato rispetto al quale i nostri paesi condividono l'importanza e l'urgenza di accelerare il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali. Siamo particolarmente grati alla Croazia per l'impegno su questo versante e i risultati ottenuti durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea, racchiusi nella dichiarazione di Zagabria al termine del vertice Unione Europea-Balcani Occidentali.
Ova pandemija ima ogroman učinak na društvenu i ekonomsku gospodarsku situaciju u čitavoj regiji i to je zapravo važna prilika za nas da osiguramo što veći broj radnih mjesta kako bismo došli do što bržeg oporavka u gospodarskom smislu. Za to područje je ključna naša suradnja na području Jadrana i Balkana, znači taj koridor Jadran-Balkan između Italije i Hrvatske. I ono što je važno, a to je da obje zemlje zajednički moraju sudjelovati u procesu evropskih integracija po pitanju zapadnog Balkana. I zato želim istaknuti posebnu zahvalnost Republici Hrvatskoj na trudu i na postignutim rezultatima kada je riječ o tome da nastavimo sa procesom evropskih integracija, a to će sve biti još finalizirano na sastanku na vrhu koji će biti održan po pitanju upravo Zapadnog Balkana. E con questo spirito i nostri paesi sostengono con convinzione il piano di sviluppo economico e gli investimenti per i Balcani occidentali presentati dalla Commissione europea. Con il Ministro abbiamo anche condiviso l'importante contributo in termini di integrazione regionale assicurato dai meccanismi di cooperazione regionali che ci vedono protagoniste, l'iniziativa Adriatico-Ionica, l'iniziativa Centroeuropea. Italia e Croazia intendono quindi proseguire la loro stretta collaborazione per favorire e accelerare il percorso europeo dei Balcani occidentali e in quest'ottica lavoreremo fianco a fianco nelle prossime tappe, a cominciare dall'approvazione dei quadri negoziali per Albania e Macedonia del Nord, che auspichiamo possa intervenire quanto prima. Iz tog razloga, znači, ja sam itekako uvjeren da naša suradnja može itekako pomoći gospodarskom razvoju te ulaganjima gospodarskom razvoju te ulaganjima koje je predvidjela Europska komisija za Zapadni Balkan. Osim toga, smatramo da zahvaljujući svim već postojećim mehanizmima za suradnju te na području znači tog regionalnog razvoja, a to su inicijativa, znači Jadransko-Jonska inicijativa, te također Srednje-Evropska inicijativa. To su neki instrumenti koje imamo na raspolaganju i kroz koje možemo itekako pojačati našu suradnju. Hrvatska i Italija bi trebale nastaviti jako usko surađivati i kako bi se osigurao pregovarački okvir za pokretanje pregovora sa Sjevernom Makedonijom kao pristupnicom za članstvo u Europskoj uniji. E infine, in conclusione, intendiamo dare un contributo importante per rilanciare il percorso europeo della Bosnia-Erzegovina insieme. Ho ascoltato con attenzione quanto mi ha detto il collega e amico sulla situazione in questo paese e a distanza di 25 anni dalla firma degli accordi di pace di Dayton, di cui celebriamo la ricorrenza proprio in questi giorni, siamo fermamente convinti che solo il pieno ancoraggio della Bosnia-Erzegovina ai valori e agli standard europei possa assicurare a tutti i suoi cittadini un futuro di prosperità e di crescita. Grazie. I također želim naglasiti jako važnu temu i dati jako važnu podršku Bosni i Hercegovini na svom putu prema Europi. Naime, ja sam vrlo pozorno saslušao kolege koji su mi iznijeli čitavu situaciju o toj zemlji, to 25 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. Mi smo uvjereni da Bosna i Hercegovina isključivo kroz poštivanje i približavanje evropskim standardima može zaista postati zemlja u kojoj će vladati blagostanje i kojoj će biti osiguran rast na zadovoljstvo svih nas. Zahvaljujem vam svima. Zahvaljujem ministrima. Otvaram prostor sad za novinarska pitanja. Izvolite. Hina, izvolite. Dobar dan. Za ministra Grlića Radmana. Izrazili ste spremnost za proglašenje isključivo gospodarskog pojasa. Kada bi Hrvatska mogla početi pripremati zakonodavstvo po tom pitanju? Lei ha espresso la sua prontezza di cominciare con la definizione della zona economica esclusiva europea. Quando la Croazia potrebbe cominciare con questo processo legislativo? Evo, ja sam vam, hvala na tom pitanju. Ja sam vam već rekao da smo mi o tome razgovarali, a to je potvrdio i ministar Di Maio, da želimo posebnu pozornost posvetiti Jadranu, Jadranskom moru, to je i zajednička baština, mi ga dijelimo, a on nas isto povezuje. I da kako da ćemo u europskom duhu razgovarati, jer smo svjesni upravo i potrebe te zaštite i održivog gospodarenja. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa ćemo uskladiti, znači
kroz naša zakonodavstva, a nastavno na to ćemo, dakle, isto tako, evo, on je rekao, ministar je rekao da smo već od danas počeli razgovarati, znači, razgovarati kako ćemo pristupiti i daljnim razgovorima o razgraničenju delimitacije morskog pojasa, tako da, evo, možete, ovim danom je, čini mi se, jedan simboličan zapravo trenutak jednog usklađenog djelovanja u tom smjeru. Dobar dan, ministre, buongiorno ministri. Franco Dotta dall'ANSA. Vorrei tornare su alcune questioni anche inerenti alla politica di aiuto italiana e europea. Il ministro ha nominato il Next Generation EU, il Recovery Fund, e vorrei chiederle un po' di precisazione riguardo sulla tempistica che si aspetta e su cosa punta l'Italia in particolare in questo momento in riguardo al Recovery Fund, e un po' anche collegato, perché sempre inerente a questioni economiche, i dibattiti sulla manovra in corso in Italia e in particolare le idee su possibili patrimoniali, il suo punto di vista. Znači ovako, sada bih htio samo da još preciziramo neke stvari vezano uz Recovery Fund, znači Europske unije, i o tome koliko će taj fond biti zapravo dostupan i koliko će ga Italija s ove strane iskoristiti, također i Kroacija i Hrvatska, i da vidimo samo u kojem vremenu će se to dogoditi, te također kakve su još ideje. La manovra economica è in l'eventuale introduzione della patrimoniale di porez na imovinu u tom smislu. Okay. I također pitanje, znači, vezano uz novo zakonodavstvo Italije, vezano uz vođenje, znači, poreza na imovinu. Voglio dire sul Recovery Fund che ci sono due piani. Il primo è quello europeo, su cui siamo tutti, la maggioranza dei paesi europei, è d'accordo sul fatto che bisogna sbloccare questa impasse che deriva dal veto di due paesi, perché non possiamo assolutamente pensare che un programma ambizioso come il Next Generation EU, che guarda le future generazioni dell'Unione Europea, alle future generazioni di cittadini europei, possa essere fermata durante la seconda ondata di questa violenta pandemia che si è abbattuta su tutto il mondo e che si sta abbattendo sull'Europa. L'altra cosa invece che è molto importante per l'Italia è la velocità. Noi dobbiamo costruire tutti i percorsi intorno al Recovery Fund per investire il prima possibile, in tempi certi, nelle priorità del Paese. Noi non dobbiamo chiederci come si debbano spendere i soldi del Recovery Fund. Io anche in questi giorni mi sono permesso di suggerire che serve prima di tutto individuare gli obiettivi che servono all'Italia. Gli obiettivi che servono all'Italia per ripartire e poi, in base a questi obiettivi, investire il prima possibile con le risorse del Recovery Fund, che ricordo per l'Italia sono circa 200 miliardi di euro. Questi 200 miliardi di euro credo che non possano interessare solo il settore pubblico, quindi quando parliamo di digitalizzazione, di riconversione ecologica del Paese, noi senza le imprese, senza il mondo delle imprese italiane, non riusciremo mai a spendere tutta quella cifra. Quindi qualsiasi cosa si stia mettendo in piedi in questo momento per spendere quei soldi, serve necessariamente il contributo degli imprenditori, degli autonomi italiani che hanno fatto grande l'Italia e l'hanno fatta diventare la seconda forza manifatturiera d'Europa. In ultimo, sulla patrimoniale, io credo che abbiamo già visto questo film. Nella crisi tra il 2007 e il 2008 a qualcuno venne in mente di aumentare le tasse per risolvere la crisi, e abbiamo scoperto sulla pelle di tanti italiani e di tante imprese italiane che andava fatto esattamente il contrario. Quindi se qualcuno pensa che possiamo uscire da questa crisi economica generata dalla pandemia aumentando le tasse, ci troverà dall'altra parte,
perché questo è il momento di eliminare tante microtasse inutili e fare una seria riforma del fisco, per cui non possiamo aspettare il 2022, ma dobbiamo farlo subito. Ovako, znači imamo...